Benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, oggi vi farò vedere come realizzare questa bella borsa, appunto, paniere. È una borsa molto semplice da realizzare e un modello un pochino diverso, però veramente semplice, semplice anche nelle spese di produzione, visto che useremo quasi sempre solo cordino, insomma, le spese sono molto ridotte. Vado ad usare come sempre un cordino Swan ed un fondo 30x10. Ve lo dico anche, insomma, nello sviluppo del tutorial. È un colore musto, purtroppo in video sembra un bordo scuro, però è un bel colore musto, vi devo dire. E niente, come al solito, se vi piace il video mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale se ancora lo dovete fare. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, ragazze, io per il mio tutorial vado ad usare un cordino Swan Tie, vedete, da 500 grammi. Il colore che uso è musto perché chiaramente adesso è un colore che per l'inverno va molto meglio. Avrei preferito utilizzare un colore più chiaro, però insomma, avrei dovuto fare un colore estivo. E adesso insomma non va bene. Vado ad usare un uncinetto numero 3,5. Allora inizio infilando chiaramente un fondo che la misura è 30x10 dal centro. Vedete, io in genere vi faccio sempre vedere in questa maniera qui. Quindi facciamo, vedete, prendiamo un'asola, una catenella, entriamo di nuovo nello stesso punto. In questa maniera qui. Entriamo di nuovo e lavoriamo due maglie basse all'interno del foro. Adesso lavoreremo sempre due maglie basse in ogni foro. Allora, ragazze, io in un tutorial vi ho fatto vedere che al centro lavoro 3 maglie basse. Allora, in questo caso io non le lavoro per il semplice fatto che io lavoro molto molto largo e quindi ho notato che a volte la borsa mi viene un pochino troppo larga nei lati. Quindi nel mio caso non c'è bisogno, anche perché lo Swan Tie rispetto al Mignon è molto più spesso. Potrebbe essere addirittura lavorato con un uncinetto numero 4. Quindi lavorando già con 3,5 insomma viene bello spesso e quindi niente, preferisco fare così, anche perché il punto è un punto molto pieno e va a finire che se viene troppo ampia la borsa poi non prende forma, insomma, e quindi ho preferito fare così. Però voi in base alla vostra manualità e soprattutto in base al cordino che usate, perché se usate un cordino sottile, voi in ogni angolo andate a lavorare 3 maglie basse invece di 2. Se invece usate un cordino, insomma, che si usa con 3,54, andate a lavorare solo 2 maglie basse in ogni punto. Quindi proseguite così fino ad arrivare qui al punto di partenza. Quindi vedete, una volta che io arrivo dove ho iniziato, entro di nuovo, lavoro un'altra maglia bassa in questa maniera qui, entro nel punto subito dopo, ecco, quindi rifaccio una maglia bassa, entro nel punto subito dopo. In questa maniera qui e lavoro una maglia bassissima. Chiudo il mio lavoro. Ok, adesso una catenella e su questa catenella io vado a mettere un marcapunti. Così, insomma, no, questa catenella sarà ben evidenziata. Adesso non facciamo altro che fare un giro di maglie basse entrando nel punto subito dopo a coste. Quindi io non prendo, vedete, due. No, assolutamente, ma ne prendo solo una al centro, quindi entro al centro e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro al centro e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi non faccio altro che entrare, vedete, al centro di ogni punto e lavorare una maglia bassa in questa maniera qui. Ok, così voi vedete questa treccina esterna che ci aiuterà chiaramente a girare il nostro lavoro. Quindi detto questo, adesso proseguite lavorando una maglia bassa in coste per tutto il giro fino ad arrivare dove praticamente abbiamo la nostra catenella e il nostro marcapunti. Una volta vedete arrivata a fine giro, io tolgo il mio marcapunti, entro all'interno dove ho fatto la mia catenella e chiudo
a maglia bassissima. Scusatemi, ma sono in una posizione un po' scomoda. Ok, ora una catenella. E adesso iniziamo il nostro punto paniere. Allora, per farvi capire, io qui vedete dove ho realizzato la mia catenella. Quindi questo è il primo punto e questo è il secondo. Quindi io salto il primo punto, entro nel secondo e vado a fare la doppia maglia bassa. Quindi prendo un filo, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e chiudo tutto insieme. E di nuovo chiudo. In questa maniera qui. Di nuovo uno e nel secondo entro, lavoro la mia maglia bassa, così senza chiudere, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e chiudo tutto insieme e poi una catenella. Di nuovo. Salto un punto di base, entro nel prossimo, prendo il mio filo. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto, chiudo tutto insieme e di nuovo una catenella. Di nuovo salto un punto di base, entro nel prossimo, prendo il mio filo, filo sull'uncinetto di nuovo, entro di nuovo nello stesso punto, chiudo tutto insieme e una catenella. Ecco come, insomma, il lavoro vi risulta. Ora di nuovo saltiamo un punto, quindi una maglia di base, entriamo nella prossima, prendiamo il nostro filo, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Quindi adesso noi proseguiamo così con questa lavorazione fino alla fine. Allora, io vedete, ho completato il mio giro di punto paniere. Adesso, per vedere la lavorazione bene, il punto paniere deve praticamente essere lavorato in un verso e poi in un altro. Quindi, finché lavoriamo su dritto e rovescio, il punto viene bene. Adesso, per avere questa lavorazione, quando lavoriamo su fondo, non dobbiamo fare altro che questo. Quindi, vedete, io mi trovo così. Come potete ben vedere, adesso ho una maglia di base qui. Quindi, se voi usate lo stesso mio kit, vi troverete così, senza nessun problema. Altrimenti, poi qui non vi troverete magari la maglia se usate un altro kit, quindi un altro tipo di lavorazione. Io quindi trovo una maglia qui. Questa va saltata, ovviamente, vedete? Quindi tolgo il mio marcapunti. Entro nella mia catenella e lavoro una maglia bassissima e quindi ho chiuso, vedete, il mio giro. Adesso una catenella, metto di nuovo il mio marcapunti sulla catenella dove vado a chiudere e giro, vedete, il lavoro. Quindi inizio a lavorare internamente in questa maniera qui. Adesso dove vado a lavorare? Andrò a lavorare, vedete, in questi spazi che si sono creati. Eccoli qua. Quindi di nuovo entro e lavoro lo stesso punto. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo all'interno, chiudo e una catenella. Ora lavoro nel prossimo punto, quindi non lavorate in questo perché è come se lavoraste due volte. Entro nel prossimo, quindi ho lavorato questo, vedete, entro nel prossimo e lavoro il mio punto paniere. Di nuovo entro non in questo che ho lavorato, nel prossimo, chiudo insieme e una catenella. Ora mi trovo, vedete, nell'angolo, entro in questo e lavoro il mio punto paniere e una catenella. Di nuovo entro nel prossimo e lavoro di nuovo il mio punto paniere. Praticamente questa è una maglia bassa,
doppia, qualcuno la chiama così, ok? Quindi si fa questo lavoro di maglie basse doppie per realizzare poi questo punto panino. Quindi voi proseguite in questa maniera qui, quindi nella stessa maniera fino ad arrivare al marca punti. Quindi vedete, lavoriamo nell'ultimo spazio, togliamo il nostro marca punti, entriamo e lavoriamo la nostra maglia bassissima. Di nuovo una catenella, il nostro marca punti e dobbiamo di nuovo girare il nostro lavoro. Allora, come potete vedere, il punto paniere ha il doppio verso, quindi un verso andrà di qua e un verso di qua. Ecco perché bisogna lavorare, girare il lavoro. Adesso pian piano che noi saliamo il lavoro sarà sempre più evidente. Allora, vedete, noi ci troviamo in questa maniera qui. Quindi qui entriamo, scusatemi, allora ci troviamo qui c'è uno spazio, entriamo nel prossimo spazio, voglio farvi vedere bene perché è chiaro che la posizione della borsa è scomoda in video, ecco così. Allora io mi trovo così, vedete, in questa maniera qui, entro in questo spazio, quindi se riuscite a vedere bene, io qui ho come una V, eccola qua, vedete, una V. Entro al centro, quindi in questo spazio, e lavoro la mia maglia bassa doppia. Una catenella. Adesso entro di nuovo, vedete dove ho questa V, quindi questo spazio, e lavoro di nuovo la mia maglia bassa doppia. Quindi apriamo sempre questo verso così, verso così, verso così, sempre. Ok? Quindi adesso di nuovo entriamo e realizziamo di nuovo la nostra maglia. Così. Ok? Di nuovo entriamo nello spazio e realizziamo di nuovo. Di nuovo nello spazio, quindi non dobbiamo fare altro che proseguire come vi ho fatto vedere, girando sempre e comunque il nostro lavoro. Sarà un andare da un lato, un andare nell'altro e poi un andare di nuovo nell'altro. Ok? Se vedete, poi nell'insieme della lavorazione si noterà di più, ovviamente. È chiaro che se andate ad usare un colore chiaro, o addirittura un doppio colore, quindi cambiate il colore tra un giro e l'altro, il lavoro si noterà di più. Io vi ho detto, già ve l'ho detto prima, che avendo la richiesta di un colore scuro perché siamo in inverno, è chiaro che la vado a realizzare così. Però è veramente un bel punto. Vi dirò che poi, anche se in video magari io vi faccio vedere scuro, però nell'insieme, quando andrò a lavorare l'intera borsa, si vedrà veramente un bel risultato. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui, tenendo sempre presente che dovete chiudere sulla maglia bassa e girare sempre il lavoro. Quindi una volta vi troverete a lavorare all'interno e una volta all'esterno. Proseguite in questa maniera qui e vi dico poi quanti giri in realtà e che altezza ho realizzato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito e ho realizzato in totale 30 giri di punto paniere, quindi il primo giro è di maglia bassa, gli altri 30 giri sono di punto paniere. Allora, l'altezza totale, la mia altezza totale è di 25 centimetri, ok? Allora, adesso io vado a fare dei giri di maglia bassa, più o meno, insomma, quelli che penso che bastino. Prima di inserire poi i manici. Quindi l'ultimo giro paniere, chiaramente sarà quello esterno che noi andiamo a fare, ok? Non chiuderemo con un punto interno, perché voi vedete, noi giriamo il lavoro. Un punto verrà verso destra e l'altro verso sinistra. Quindi significa che l'ultimo giro che andiamo a fare è quello esterno, ok? Allora vedete, io ho chiuso, adesso una catenella. Metto il mio marca punti, ok, e vado semplicemente in ogni punto a lavorare delle maglie basse in questa maniera qui. Quindi prendo la maglia sottostante e lavoro
vedete le mie maglie basse. Di nuovo nel prossimo punto e lavoro un'altra maglia bassa, prossimo punto lavoro un'altra maglia bassa, prossimo punto lavoro ancora un'altra maglia bassa, prossimo punto lavoro un'altra maglia bassa, prossimo punto lavoro un'altra maglia bassa e così via fino ad arrivare chiaramente alla fine del nostro giro. Ok, allora io realizzo 2-3 giri, adesso non mi so regolare, vado insomma a realizzare dei giri e poi insomma vi dico più o meno quanti giri ho realizzato. Allora io ho proseguito e ho lavorato 3 giri di maglia bassa. Ok, ora tolgo il mio marcapunti, vado a chiudere dove ho la maglia bassissima, taglio il mio filo e chiaramente devo andare a nasconderlo. Vi ho fatto vedere già diverse volte come faccio, però ogni volta ve lo faccio rivedere ed ecco qua. Ok, allora adesso andiamo a realizzare quelli che sono i manici, eccoli qua. Io metterò prima dei manici diciamo corti, no, a mano, e poi realizzerò anche la tracolla in modo che possiamo in effetti avere due tipi di agganci per la borsa, la comodità del manico a mano per afferrarla e della tracolla chiaramente per la lunghezza. Allora, come proseguiamo per i nostri manici? Allora, per prima cosa mettiamo su 6 catenelle, quindi 1 2 3, 4, 5 e 6 catenelle in questa maniera qui. Ora semplicemente andiamo a lavorare delle maglie basse in ogni punto che segue. Una catenella. Giriamo il nostro lavoro, entriamo non nel punto perché abbiamo fatto la catenella, in quello subito dopo, e lavoriamo 1, 2, 3 e 4. Una catenella, giriamo il nostro lavoro e 1. 2, 3 e 4. Di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e 1, 2, 3 e la quarta sulla catenella. Ok, è veramente un lavoro abbastanza semplice, quindi andate a proseguire. Io ho realizzato in totale 60 giri di maglie basse, quindi andate a proseguire in questa maniera qui realizzando 60 giri di maglie basse. Allora lavorate, vedete, le nostre 60 maglie basse, più o meno il risultato sarà questo. Ok, ora io tiro il mio filo, lascio un filo abbastanza abbondante, regolatevi voi più o meno, e vado ad inserire un ago con una cruna larga, quindi ho un ago da lana, io ho questi in plastica ma vanno bene anche quelli in metallo o di altro genere, insomma basta che hanno questo spazio insomma per infilare. Allora vedete, io mi trovo in questa posizione qua con il filo, adesso devo andare a realizzare un'impuntura tutto intorno al mio manico, questo per evitare che si slabri, quindi io mi trovo così, in questa maniera qui, non faccio altro che entrare e fare questo. Chiaramente tenete presente che
questo è il punto iniziale, quindi dovete un po', ecco, sistemarlo. Entro in ogni lato in questa maniera qui e creo, vedete, l'impuntura. Quindi sono qui, entro qui e rientro da quest'altro lato. Essendo in plastica ho paura di spezzarlo, però per farvi capire meglio, forse è meglio fare così. Scusate. In questa maniera qui. Di nuovo, entriamo qui ed entriamo sul dietro di nuovo. Allora, vedete? Abbiamo proprio l'impuntura, il colore scuro non si vede tanto bene, però di nuovo in questa maniera qui e andiamo a tirare. E facciamo questo tipo di lavorazione tutto intorno, quindi significa che andrò a lavorare tutto questo perimetro, giro di nuovo, fino ad arrivare qui, che lascerò il filo restante chiaramente per cucire questa parte di manico. Quindi una volta vedete che abbiamo terminato con la nostra impuntura, il manico tenderà ad essere anche più rigido. Ok? Lasciamo un po' di filo, di qua ovviamente ci occorrerà rimetterlo. Adesso io ho evidenziato il mio centro, quindi voi dovete evidenziare il vostro centro perché chiaramente non è uguale per tutti i fondi. Ok? Io ho evidenziato il mio centro. Decido più o meno come voglio che il mio manico si distanzi, diciamo. Quindi faccio così, più o meno mi rendo conto, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sulla settima decido, vedete, di bloccare il margine del mio manico. Quindi fissiamo prima così, ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sulla settima io appunto in questa maniera qui. Ok? Ora chiaramente facciamo la stessa cosa di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e appuntiamo il manico e chiaramente andiamo a cucire. Quindi iniziamo a cucire. Vedete, abbiamo bloccato entrambi i manici. Tenendo presente così dobbiamo andare a bloccare i nostri manici. Ok? Quindi facciamolo in maniera che venga pulito. Quindi io inizio ad entrare, non lo tolgo ancora perché devo vedere bene la misura e faccio così, vedete? Da dietro inizio a fare così. Sul davanti entro sul manico dietro e inizio a fare così. Di nuovo, vedete, da dietro entro sul davanti e inizio a fare così. Sul davanti, entro sul dietro ed ecco qua. Chiaramente adesso tolgo, non ho bisogno più. Entro dal dietro sul davanti. Allora, adesso è chiaro che io vado a fare un po' più di giri, no? Vado a rinforzare quello che è il manico realizzando più giri, quindi lo fermo bene bene. Perché è vero che sarà un manico, diciamo, per afferrare la borsa, però dovete tenere presente che le borse, quando andiamo a mettere le cose dentro, ovviamente diventano pesanti. Quindi di conseguenza è bene che noi rinforziamo. Ok? Ora chiaramente rinforziamo questo e andiamo a cucire anche l'altro. Chiaro che adesso sarà più semplice andare a posizionare l'altro manico. Vedete, io ho cucito. Vedete come ho frenato? Questo è l'interno, bene bene? Quindi voi dovete fare così, vi raccomando. Io, anche se non siete esperte di cucito, però con un ago da lana, se in ferro ancora meglio, insomma riuscite a fare questa cucitura. Allora, adesso sarà semplice, perché noi una volta che abbiamo posizionato di nuovo, vedete, la nostra borsa così a metà, non faremo altro che andare a vedere dove dobbiamo andare a bloccare. Quindi significa che io farò in questa maniera qui. Potete anche contare quelli centrali per non sbagliare, eh? Li contate gli stessi e
e andate a bloccare dove praticamente vedete che è uguale, quindi significa che io vado a bloccare qui, blocco prima, mi metto prima questo dove poi dovrò iniziare la cucitura ovviamente, ecco qua, quindi così e vado su questo qui. Quindi non è difficile, insomma, prendere poi la misura dell'altro manico e così dall'altro lato. Andate quindi a cucire bene bene anche l'altro manico e poi ci incontriamo insieme di nuovo. Quindi, una volta che noi abbiamo finito i manici, non ci resta che abbellire la borsa. Allora, io ho fatto una tracolla e nel box informazioni vi metto il link del video e in più ho realizzato anche una bella nappina abbondante. Ok, anche di questa c'è il video, insomma, sul mio canale, quindi vi metto il link anche di questa. Adesso dovrò solo decidere se mettere la cerniera o meno. Sul mio canale trovate sempre un tutorial su come mettere la cerniera, vi metto anche quello, ok? O semplicemente la foderate e mettete un bottone calamita. Io foderò sempre le mie borse, vi ho fatto anche un video sia se volete mettere una fodera di panno lincio o una fodera di stoffa con i buchi, ma anche senza buchi, se siete esperte, insomma, non avrete problemi. Niente, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e come sempre vi saluto al prossimo tutorial.